Correggiamo una versione che mi hanno inviato come esercizio due mie allieve. Quest'estate non ho dato versione di compito, sono un bel libro da leggere, ma ho detto che avrei corretto volentieri i compiti volontari di chi voleva esercitarsi. Vale per tutti, è un esercizio interessante di ripasso per la seconda declinazione e per i complementi di luogo. Ecus, qui vivit liber in agris, rivi aquam biber incipit. Sed aper, qui arriva obluitor, aquam turbat. La prima parola, ecus, è un nominativo. Poi subito dopo abbiamo questo qui, che è un pronome relativo. Il libro ci aiuta, ma l'abbiamo già studiato. Qui, que, quod. Notare che qui concorda in genere e numero con ecus, ma anche in caso, quindi abbiamo un altro nominativo. Vivit è il verbo, liber è molto interessante perché è un aggettivo, ma si trova dopo il verbo. E quindi si dice in posizione predicativa. Questo significa che il suo significato specifica come il soggetto agisce nei confronti del verbo. In agris, impio ablativo, complemento di stato e luogo. Quindi abbiamo ecus, nominativo, poi questa lunga frase, qui vivit liber in agris, che si trova a metà tra il nominativo e tutto quello che segue, che è una proposizione relativa, quindi possiamo mettere tra parentesi quadre perché è un inciso. E poi quindi ci manca il verbo di questo ecus, che è incipit. Lo vediamo qua in fondo. Incipio, incipis, è un verbo che si chiama fraseologico perché da solo non vuol dire niente. Incominciare, anche in italiano ci viene da dire incominciare a fare qualcosa. Quindi bibere. Incipit bibere. Abbiamo bisogno di un complemento oggetto, ce l'abbiamo subito qui. Aquam, rivi. Rivi ovviamente è il genitivo singolare di rivus. Quindi la traduzione di questa prima frase è un cavallo, non sappiamo quale cavallo, quindi un cavallo, che vive libero nei campi, incomincia a bere l'acqua di un fiume, non sappiamo nemmeno quale sia il fiume, quindi usiamo l'articolo indeterminativo. Come va avanti questo primo periodo? Va avanti con un sed, quindi una congiunzione avversativa. Ma cosa mette in correlazione questo sed che cerchio di arancione? Mette in correlazione ecus, che è il soggetto della prima frase, con aper, che è un altro nominativo, vuol dire cinghiale, è il soggetto di questa frase avversativa. Di nuovo cosa abbiamo poi? Un qui, che ha esattamente la stessa funzione del qui precedente, introduce una relativa, che si costruisce con abluitur e complemento di stato e luogo in rivo. E poi abbiamo il verbo di aper, turbat, e complemento oggetto, aquam. Quindi le due frasi sono costruite esattamente nello stesso modo. Abbiamo un soggetto, una proposizione relativa che funge da attributo del soggetto, quindi da una sua caratteristica, si chiama appunto proposizione attributiva o relativa, come si preferisce, ma questa etichetta di proposizione attributiva ci fa capire il suo significato. E poi abbiamo il verbo della principale, un complemento oggetto. Quindi un cavallo che vive libero nei campi incomincia a bere l'acqua di un fiume, ma un cinghiale che abluitur in rivo, ci aiuta anche la nota che si fa il bagno nel fiume, sporca, turbat, aquam. Cancello così rimane più ordinato. Ecus, cavallo, ter, questo è un avverbio in numerale, tre volte, bis due volte, ter tre volte, quattro e quattro volte. Che cosa fa? Obiurgat aprum. Obiurgat, terza persona singolare. Che cosa? Aprum, complemento oggetto. Il cavallo tre volte rimprovera il cinghiale. Sed, di nuovo, ma, aper, nominativo singolare. Il verbo è non desinit, desino come incipio, un verbo fraseologico, non smette di fare che cosa? Turbare aquam. Quindi non smette di sporcare l'acqua. E pertanto, ideoque, ecus, nominativo singolare, intendit, verbo, terza persona singolare, che cosa? Minas, in aprum, in più accusativo con idea di ostilità.
quindi pertanto il cavallo muove minacce contro il cinghiale. La nota ci dice minaccia qualcuno, una traduzione un po' più libera, benissimo. Quindi e pertanto il cavallo minaccia il cinghiale, sed, di nuovo questa congiunzione che abbiamo ripassato, ma frustra, attenzione che questa A finale non ci deve ingannare, non è un sostantivo della prima, ma è un avverbio, che vuol dire invano. Quindi il cavallo minaccia il cinghiale, ma invano. Tum, allora, ecus, il cavallo, ex aqua, ex cedit, notiamo che ex più ablativo e anche il verbo ex cedit indicano l'uscita da qualcosa. Allora il cavallo, ex cedit, ex aqua, esce dall'acqua, si allontana dall'acqua, e ex più ablativo, moto da luogo, con sfumatura di uscita, non ab. Per agros currit, per più accusativo, ricordiamoci che indica il moto per luogo, currit, il verbo, terza persona singolare, corre attraverso i campi, et pervenit ad villam, ad più accusativo, moto luogo, pervenio, giungere, questo per indica l'idea di completezza, e giunge alla città, ripassiamo anche ubi, molto importante, dove, soggetto qual è? Sempre ecus, non dimentichiamocelo, il latino non lo ripete, ecus, petit, petere, aliquid, chiedere, chiede, tutelam, l'unico complemento oggetto possibile, l'unico accusativo, di chi, vir, viri, genitivo singolare, contra aprum, idea di ostilità, dove chiede l'aiuto, la tutela dell'uomo contro il cinghiale. E poi cambiamo soggetto, qui abbiamo vir, vir, viri, ricordiamoci della seconda. L'uomo, qua è difficile dare lo sfumatore giusto, un uomo oppure l'uomo, libenter è un avverbio di modo, volentieri, prebet, terza persona singolare, auxilium, complemento oggetto perché è un accusativo singolare, equo è un dativo, attenzione che questo dativo è un complemento di vantaggio. Capiamo dal verbo prebeo e dal sostantivo auxilium che è positivo. Prebeo vuol dire offrire, auxilium aiuto, avere un aiuto è un qualcosa di positivo, quindi abbiamo un vantaggio. Un uomo, oppure anche l'uomo in generale, offre volentieri aiuto al cavallo. Statim, avverbio di tempo, subito. Incendit, soggetto sottinteso è vir. Vir, incendit, attenzione qua che equi è un genitivo singolare, quindi in va insieme con dorsum, quindi vir incendit in dorsum equi, subito l'uomo sale sul dorso del cavallo, et currit ad rium, ricordiamoci sempre che la costruzione base latina è soggetto oggetto verbo, quindi notate che sto andando a cercare il verbo in fondo, questa versione è molto regolare, troveremo solo un'unica eccezione. Aprum in acqua invenit, aprum è il complemento oggetto anche se sta all'inizio, attenzione, in acqua complemento di stato in luogo, invenit è il verbo terza persona singolare, il soggetto sottinteso è sempre uomo, in vir quindi l'uomo trova il cinghiale nell'acqua, et necat eum lo, egli, is eaid eum l'accusativo singolare ovviamente, quindi trova il cinghiale nell'acqua e lo uccide. Dende, quindi, dicit, soggetto, è soggetto vir sempre, il vir dice equo al cavallo dativo. Attenzione a questa frase fatta, molto famosa, tibi gratias ago, abbiamo anche una nota, rendere grazie a qualcuno, quindi ringraziare, tibi un dativo, grazie se complemento oggetto, io soggetto sottinteso, ago il verbo, io gratias a te, rendo, quindi io rendo grazie a te, ti ringrazio, eque è un vocativo, attenzione questa è finale, eh? Infatti cepi ho catturato magnam predam, ne approfittiamo per ripassare anche il perfetto perché l'abbiamo già fatto, attenzione a questo cepi è il perfetto di capio, un perfetto che si costruisce sull'apofonia a e, capio, capis,
cipi, captum, capere. Abbiamo il timbro vocalico A nel sistema dell'infectum al presente, il timbro vocalico E nel sistema del perfetto. Quindi, ti ringrazio cavallo, infatti ho catturato una grande preda, cioè il cinghiale. Attenzione, questa è la frasetta in cui cambia un po' l'ordine della frase, ma è molto semplice. Respondet viro ecus, il soggetto va in fondo qua, ecus, respondet viro all'uomo, quindi il cavallo risponde all'uomo. Nunc, ora, ex dorso meo, complemento di moto da luogo, descende, attenzione a questo descende, lo ripassiamo, è un imperativo. Tene, altro imperativo, che cosa? Il cinghiale, tiene il cinghiale, et libera chi? Me, complemento oggetto, e libera me. Quindi tre imperativi, descende, tene, libera. Quindi il cavallo risponde all'uomo, gli dice di tenersi pure il cinghiale, ma di lasciarlo libero. Sed vir, dicite sottinteso, ce lo dice il libro, possiamo metterlo. Ma allora, ma l'uomo dice. Attenzione a questo ecus, di nuovo nominativo. Ecus, vere utilis viris est. Vere è un rafforzativo di utilis, molto utile est. Vere utilis è un nome del predicato, perché ricordiamoci che est è la funzione di copula. E poi che cos'è questo viris? Is, vir, viri, viro, virum, vire, viro, viri, virorum, viris, dativo plurale. Come abbiamo visto prima, è un complemento di vantaggio. Quindi, infatti, no, scusate, infatti non c'è. In vero, veramente utile il cavallo è per gli uomini. Il cavallo è veramente utile per gli uomini. E poi ci deve anche spiegare il perché. E ce lo spiega con una proposizione causale, che, ricordiamoci, si costruisce con quia, quod, oppure quoniam, più l'indicativo. L'indicativo qua è portat, in fondo. Ma ripassiamo anche questo non solum, perché appena troviamo un non solum dobbiamo stare attenti che subito dopo abbiamo un sedetiam. Non modo, puntini puntini, sedetiam, oppure anche non solum, puntini puntini, sedetiam, vuol dire non solo, ma anche. In mezzo troviamo due parole o due verbi che hanno lo stesso caso, due parole, due verbi, in questo caso due parole, virum et sarcinas, che hanno lo stesso caso, non importa che genere e numero siano uguali, ma il caso sì. Non solo una cosa, ma anche un'altra. Quindi la causale è, poiché non solo, poi andiamo a prendere il verbo, trasporta l'uomo, ma anche sarcinas, sarcina è il bagaglio. Quindi la traduzione fatta bene viene. Il cavallo è veramente utile per gli uomini, poiché porta, trasporta non soltanto l'uomo stesso, ma anche sarcinas, i bagagli. Pertanto, ergo, tu, soggetto, nunc, ora, esse il verbo, sei servus meus più es, di nuovo abbiamo una costruzione con il nome del predicato. Pertanto, tu ora sei mio servo. Questo è quello che dice l'uomo. Poi abbiamo la frase che va avanti, et, statim, avverbio, subito, il soggetto sottinteso è sempre vir, imponit, verbo terza persona singolare, frenos, complemento oggetto, accusativo plurale, equo, dativo, un complemento di svantaggio in questo caso. Come facciamo a capire che un dativo con sfumatura di svantaggio? Lo capiamo dal sostantivo. Impone freni, cioè morsi, briglie, non fanno piacere al cavallo. Quindi io, tu ora sei il mio servo e subito mette i freni al cavallo. Dum introduce poi una temporale, una congiunzione temporale, mentre l'uomo, verbo ducit ecum instabulum, mentre l'uomo conduce il cavallo in stabulo, un complemento di moto luogo, nella stalla. Il cavallo cosa fa? Pensa. Vere stultus sum. Sono veramente stupido. Traduzione molto veloce. Veramente stolto, questo avverbio
fortifica il significato di stulto, stultus, stolto, sono. Dum, quero, che cosa, complemento oggetto, vindictam, mentre cerco la vendetta, amitto, amitto, amittis, amisi, amissum, amittere vuol dire perdo, la libertà, sotto un pezzo, scusatemi, invenio dominum et amitto libertatem. Quindi i due verbi sono invenio e amitto, che sono collegati da questo et. La traduzione, quindi, ripetiamola, è mentre cerco la vendetta, trovo un padrone e perdo la libertà.